Bene amici, zaino rigorosamente tech in spalla e si va al salone del mobile a per vedere se elettrodomestici, arredi, qualcosa di tech di particolare, qualche idea, qualche spunto per casa nuova e studio nuovo, ma soprattutto la scusa è quella di girare il video con questo ZTE Axon 40 per vedere come gira con le cam e ovviamente si parla di casa nuova. C'è anche Chiara. Sono anch'io. Che cosa ho detto? Arredi tech? Che faccio hai fatto? Ma anche no. Anche meno. Vabbè, andiamo a vedere qualche novità e qualche spunto. Chiara, come ti sembra l'idea di venire al salone il primo giorno? Meno male che dovrebbe essere solo per operatori. No Chiara, quando parlavo di tecnologia non intendevo cose trash e kitsch come l'illuminazione dentro al piano in pietra. Cioè dentro al piano in pietra. E anche nei vasi. No, ecco, questo è too much, soprattutto il rivestimento di questi sgabelli. Ecco, devo dire, ho notato tanta attenzione all'illuminazione e i LED veramente possono dare degli effetti molto particolari. Molti mobili, mensole, librerie con retroilluminazioni molto, molto d'effetto. Ecco, casa nostra ovviamente sarà piena di LED. No, chi apri? E quando apri si accende il cassetto qua sopra? Ti piace un po' questa tecnologia, eh? Perché la tecnologia non è solo touch, schiacci, fai, deve essere utile e al servizio delle persone, questa è utile. Sì, non che c'è una grande tecnologia, è un sensore, un LED, però è utile. E poi Chiara, incantata, no Chiara, questo no, dai, cioè, se lo mettiamo vero, dal finto caminetto con dei LED che illuminano i vapori che si sprigionano. T'ho detto di no. Allora, noi avevamo quello a bioetanolo, sì. E non me lo fai mai usare. Ma perché brucia ossigeno? In effetti questo non brucia ossigeno. Potrebbe essere più green, più sostenibile. E poi anche una carta da parati può essere tech, perché questo rivestimento ha una tecnologia particolare che non ci hanno voluto rivelare, che permette di abbattere le PM10, alcuni virus, eccetera, eccetera, per purificare l'aria in maniera passiva, grazie alla tecnologia. Come funzionerà? Magari un giorno ce lo racconteranno. Per ora top secret. E questa una cucina con il piano completamente motorizzato che va a chiudere tutta l'attrezzatura. Per un living è perfetta, ma sapete qual è la vera criticità? Che sono tutte cose enormi. Ecco, il salone presenta tutti degli arredi che andrebbero bene, cara Chiara, in una casa da 100 metri quadrati, ma non tra casa, a stanza. Sì, effettivamente. Quindi è frustrante, non trovi? Abbastanza. Perché poi tu hai i tuoi 20 metri quadrati, 30, 14, 9, esatto. Quelli normali, cioè secondo me dovrebbero, perché è facile essere brillanti su con mille spazi. Metri quadrati di casa. Fatemelo sulle cose piccole, vediamo quanto siete bravi. E chef Berton che prepara con l'elettrodomestici un pesce. Ecco, forse sugli elettrodomestici c'è un po' più di innovazione. Non ho visto tantissime tecnologie all'automobile, sono tanti tanti LED, tantissime cappe a filo, perché con i fuochi a induzione, non essendoci il calore, quindi i vapori non vanno verso l'alto ma stanno un po' in basso, quindi vengono catturati dalle cappe sui piani. Anche qua la Siemens, tanta intelligenza artificiale per andare a cuocere piuttosto che conservare in maniera intelligente. Ma mi sono innamorato di questo freezer standing, perché ha il cassetto cantinetta vini, cioè questo è fantastico. E sopra ma Chiara, cosa ci fai qua? Ti avevo lasciata seduta a riposarti. Passi nei frigoriferi, guarda qua, doppia porta, freezer doppio e tac. E qua puoi anche dirgli cosa c'è dentro: birra, champagne, vino bianco, red wine. E finalmente la Doimo cucina è qualcosa di veramente smart. Questi sono normalissimi pensili, dietro gli schermi si può mettere roba, ma rivestiti appunto da una serie di pannelli che possiamo utilizzare per background, per vedere video, insomma, una cucina veramente super smart. Ma adesso faccio finire la presentazione e poi vi racconto. Allora Chiara, cosa ne dici?
Ci potrebbe stare. E praticamente dove sei? Eccoci qua, c'è anche lo sviluppatore di una startup che ha collaborato con Doimo. Sì, abbiamo fatto una collaborazione, stiamo portando avanti questo progetto. E praticamente tutto il software è tuo? Sì, anche la parte hardware, la parte di design dietro. Mi dicevi che adesso gira su Windows, poi arriverà invece su Linux. Sì, quindi sarà poi la versione di produzione definitiva con l'applicazione sui suoi. L'applicazione per andare a gestire i contenuti, c'è l'integrazione domotica, ma sostanzialmente è una cucina che al posto anche ha degli schermi. Con dietro un sistema operativo che si può comandare anche da tablet, eccetera, eccetera, smartphone. Fico. Grazie. Bocca al lupo per la tua startup. Capitolo i ragionamenti della pragmatica che avevo quasi convinto a mettere gli schermi in cucina. Perché poi abbiamo chiesto, ma scaldano? Un po' si vanno raffreddati. E quindi ho pensato, già se metti le provviste dietro poi si scaldano, perché a volte già in una cucina normale le provviste vicino magari al forno, calde, così. I piatti sono caldi, che è ancora d'inverno, ma d'estate anche no. Quindi. E poi questa è una cosa veramente interessante, tra l'altro sviluppato dal signore, un sistema a induzione sotto al piano, al top della cucina. Questo è un piano ingress, lui mi sta dicendo che funziona benissimo e praticamente pentole brevettate con una lega particolare per non perdere efficienza e anche il sistema induzione che sta sotto al piano. Piano a 2 cm, ci sono varie finiture, così proviamo anche lo zoom là e appunto ci garantiva un'efficienza del 94%, quindi non male nonostante il top. Queste sono innovazioni che mi piacciono perché vanno a rendere minimal la cucina. Veramente figa, l'unica cosa è che appunto non garantiva il risultato con le pentole standard. Chiara, ti è piaciuta questa cosa? La minima, dai, ma tecnologia ma nascosta dietro, utile al design. Limitante che però devo utilizzare le pentole. No, lui ti ha detto che magari va anche con altre, ma non sarà l'efficienza. Diciamoci la cucina. Ma tu è troppo dalla vita. Sono i primi passi nell'evoluzione tecnologica. Display di Samsung. Facciamo un girettino velocissimo, prometto, velocissimo. Anche perché Samsung ha presentato proprio da poco questa nuova serie di elettrodomestici che strizzano l'occhio al design, perché guardate, possibilità di andare a comporsi il frigorifero con vari moduli, tutti colorati. Vabbè, questo è The Frame, lo conosciamo molto molto bene, il frigorifero Touch questo lo conosciamo, però è stato diciamo vestito bespoke. Si prendono appunti, si guarda internet, ti mette le scadenze. Non penso ancora che sia l'automatismo che ti vede la pera che metti dentro, le metti tu. Così finiamo di litigare, perché no, lo raccontiamo questa cosa, non la raccontiamo, sì o no? No. Mi sta odiando, non la raccontiamo. Vabbè, ho il veto. Non ti arrabbiare, dai. Volete un galeazzo, ve lo regalo. Vengo via poco. Però loro li ho provati e apprezzati. Ecco, questo è il primo aspirapolvere veramente bello di design che metterei in soggiorno. Non trovi, Tia? Che mi piace, Samsung. Che ce l'ho. È bello, ma io sono in soggiorno, mi non metterei niente. Signature è il brand altissimo di gamma di LG e questo forno mi piace veramente tanto. Ovviamente touch, ovviamente tutte le ricette, ma sapete cosa mi piace? Questa cosa qua. Basta toccarlo, forse, e si apre. Giuro che prima ha funzionato. Forse sente che sono davanti, vediamo un po', tac, no, troppo a lungo, tac, in giù. Ah, ok. Perfetto, sbagliavo io. No, non si è aperto neanche con te. Ok, adesso sì. Bello, eh? A vapore, tra l'altro, oltre alla cottura tradizionale, autopulente col vapore, ma è questo che mi fa arrabbiare la tecnologia, cioè deve essere semplice, non è che io devo mettermi lì e beccare il punto giusto per aprire il forno, cioè deve aprirsi alla prima. È chiara che lo chiude con un ruzzone. Beh, in effetti, aspetta, ecco, no, aspetta, prova a aprirlo, dai, lo compriamo, vediamo, una volta che l'ho comprato, ecco, mi hai già insultato. Ecco, alla terza ce l'hai fatta, l'hai chiuso con un ruzzone. Come l'hai chiuso? E poi perché non si deve chiudere in maniera motorizzata? Prova a riaprirlo. Prova a riaprirlo. La lotta con la tecnologia. Si brucia, si sta bruciando. Devi spegnere, devi aprire il forno. Si sta bruciando la torta. Un minuto è già bruciata. Esatto.
aspetta, ho visto il bagno Tech. No, vabbè, allora la vasca da bagno, ma più che la vasca da bagno. Buongiorno. Allora, Chiara è scappata, ma io mi sono innamorato di questo WC. Allora, in Giappone i WC automatici tecnologici sono già realtà, da noi un po' meno, ma a parte la base a LED che varia anche a ritmo di musica, tutto è comandato anche vocalmente, si può integrare in Alexa o in Google Home, e da questo rotore si può anche comandare il volume della musica che esce dal WC, ma questo è secondario. Qua si regolano il LED sotto e ovviamente ha un sensore di pressione, quando ci si siede il water lo sente e attiva le funzioni. Questa è la funzione di scarico, mentre questa è la funzione di doccetta, quindi senza bisogno di carta igienica può avere due flussi, uno più anteriore e uno più posteriore, lascio alla vostra immaginazione cosa servono. E c'è anche l'arietta calda che vi asciuga il sedere. Tra l'altro, quando il water sente che non ci siete più, vi alzate, si autolava il braccetto che fuoriesce. Adesso qua c'è questa protezione ovviamente per non far schizzare fuori l'acqua, ma il braccetto che fuoriesce e vi pulisce, è proprio quello che fa, vi pulisce. Quando rientra ha un canale dell'acqua separato che lo lava, ha i raggi ultravioletti che lo igienizzano. Forse un po' too much, forse. Ma io a casa mia lo metterei. Il problema è che devo mediare tutte le mie scelte con la Chiaretta. Lo mettiamo in Gucci Tech? Andrea, adesso riesco ancora a pulirmi il sedere, per favore. Ma così fa automaticamente, non c'è la carta igienica, tutto più igienico. Ti rendi conto che arriveremo a un punto per te che tu non sai manco più vestirti, avrà qualcuno che... Vabbè, ho capito, devo fare come Yaki che mette lo switchbot e dice Alexa fammi partire lo ciafone e quello tira manualmente almeno lo scarico. Yaki, anche tu, ma forse che c'è anche Geberit che ne fa uno senza magheggi. Vabbè, vedremo. E le conclusioni le facciamo con la cam anteriore. Se mi vedete un po' fané, un po' opaco, è perché questo Axon ha la camera dietro al display, quindi la luce, esatto, deve superare il display. Tra l'altro 1080 perché gira al massimo a 1080, mentre quella dietro arriva fino all'8K, 4K, 120 frame per secondo. Ma il riassunto dei riassunti è... che avremo due case, ognuno vivrà a casa sua, esatto. E non possiamo andare a vivere insieme di nuovo. Esatto. In realtà invece la mia considerazione è che nel mondo del mobile... la cucina è già più tech, ma nel mondo del mobile siamo ancora un po' indietro, non c'è tanto la cultura secondo me del tech, dello smart. Soprattutto la cosa che mi lascia così, che i mondi non si parlano. Abbiamo visto le pergole, abbiamo visto le mini piscine, abbiamo visto tutte queste cose che è là dove c'è un pochino più di tecnologia, ma ognuno c'ha un suo sistema, cioè la pergola per aprirsi, chiudersi, orientarsi ha un suo sistema con i motori radio eccetera eccetera, la sua app, le cucine hanno ognuno il loro sistema, la loro app. Bisogna farli comunicare sti cavolo di mondi, bisogna avere più open source, più collaborazione, più apertura. Anche perché sennò uno si ritrova 25 applicazioni e non hanno senso. Vabbè, questa parte mi sa che l'ha girata proprio male, però il resto non mi sembrava malissimo, questo devo dire. Molto telenovela. Ciao. Ciao.